Il cambia colori prima frontura, abbiamo visto come montarlo, come fare il, diciamo, il rigato. Ora passiamo all'utilizzo delle schede con i tasti tac. Ma prima di arrivare ad avere magari una lavorazione un po' più complessa di attenzione, possiamo utilizzare benissimo le classiche schede che consiglia il manuale o il libro dei punti. Per il momento io metto in macchina, anzi ho messo in macchina per meglio dire, una scheda semplice, lineare, non importa di quale macchina, se Toyota o Brother, leggono allo stesso modo. Chiaramente se della Empisal va portato al settimo giro, riconosciamo le schede, diciamo, adatte, perché ce lo dice il manuale, ma anche le prime sono senz'altro quelle sicure che possiamo lavorare con questo sistema. La 1, la 2, la 3, cioè le prime in dotazione, quelle a disegni minuti. Per fare esperienza su questa macchina è l'ideale. Ho inserito l'equivalente della 2M, della 3000, è identica anche nella 2000. Ho doppie schede da due macchine diverse, ma per far capire che lavorano tutte uguali. Metto la scheda, blocco. Questa è la base della lavorazione maglia a pieghe. Poi ovviamente ci sono tanti altri modi di fare, ma per il momento è il più semplice. Ho inserito quattro colori, li ho fermati come da precedente video. Pronto l'abbassatore, lo porto con il colore scelto, il numero 1. Tutto fuori dal segno chiaramente di chiamata. Se non lo spingo bene non riuscirà a prendermi il filo, quindi l'importante è che va avanti. Sto utilizzando un filato medio in cotone celeste da lavorare a 7, ma io ho messo 8 come nei punti maglia a pieghe, un po' più elevato. Porto il carrello a destra. Qui non ci sono nella scheda chiaramente segni che mi indicano quando cambiare colore. Queste sono schede libere che possiamo utilizzare a nostro piacere, ripetendo ovviamente il disegno, cambiando il colore ogni due o quattro righe, dipende dalla nostra creatività. Portiamo il selettore su KC, stranamente questa volta da destra, ma è comprensibile, il filo lo cambio a sinistra. Lavoro un giro in rasato. Mi posiziono a sinistra, non cambio il filo, premo i due tasti tac, porto avanti, si forma il punto e a questo punto sblocco la scheda. Potevo sbloccarla anche il giro prima e io non farò altro che alternare prima per vedere la differenza ogni due giri i colori. Posso frammentare due giri di colore 1 e di colore 2, quindi possiamo farlo anche a due colori. Poi possiamo frammentare come vogliamo, spezziamo come vogliamo chiaramente il colore, cioè alterniamo da due a due, quattro righe. Per il momento provo due righe alternando, qui ho fatto tutto sequenziale. Provo a fare due righe con il colore 1 e due righe con il colore 2, classico. Quindi non faccio altro, a questo punto ho fatto tutto che portarlo, un po' più difficile vedere la lavorazione. Quando arrivo al cambiacolori faccio il segno, spingo il tasto numero 2 del colore, faccio due giri. Questa volta utilizzo solo due colori. Alterno quindi l'1 e il 2 nella più classica delle situazioni. Ops, scusate, ecco qua il lavoro che comincia a formarsi. Quindi cambio sempre portando avanti e così fino alla fine per alternare a due colori e vedere cosa ne nasce. L'azione a due colori, si nota il disegno, è molto piacevole, mantiene tutte le diciamo,
le proprietà del punto maglia pieghe, non cambia niente. E ora provo ad alternare due giri con tutti i colori, cioè voglio provare con tutti e quattro i colori come viene. Quindi inizio con il colore 1, serve per fare quello che si chiama esperienza, capire come risponde l'abbassatore. Poi inserisco due giri col colore 2, poi con il colore 3. Si fa molto 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 velocemente, chiaramente. Poi colore 4, poi rimetto l'1. E otteniamo chiaramente delle situazioni colorate molto piacevoli. Quindi voglio dire, ovvio che al rovescio, ah, ho fatto cadere il peso, al rovescio il lavoro si presenta in tutt'altra maniera, ma molto gradevole anche dietro. Chiaramente questo ci permette di avere alternanze di colore come vogliamo, ma diventa bellissimo ed esiste già perché l'ho già fatto un bordo. Se dobbiamo fare una lavorazione a tinta unita con maglia a pieghe, possiamo fare il bordo colorato. Chiaramente è delizioso anche dall'altro lato. Ho provato anche una scheda particolare e qui mi sono accorta di aver forato male, per cui rimanderò la prossima volta. Ma nel frattempo, per prendere la mano, testare alcune schede, cambiare colore, capire come funziona la tensione e il filato diventa basilare. Poi, quando siamo pronte, possiamo passare tranquillamente a disegni più complicati. Quando abbiamo preso manualità da schede semplici, come abbiamo visto in dotazione alla macchina, sul cambiacolori abbiamo anche determinate schede che ci aiutano a complicarci un po' la vita, nel senso, le schede sono semplicissime. In questo caso vanno seguite le stelline, mentre qui potevamo giocare come volevamo, ogni due giri, quattro giri, frammentare. Qui, se vogliamo ottenere il disegno questo, la scheda va seguita nel suo colore. La pagina ci indica tutto, ci dice anche di togliere queste spazzole quando non si lavora con i tac. In questo caso è un punto tac, io dovrei mantenere le spazzole. Ma mi sono accorta mentre lavoravo che, come tutti i carrelli, anche l'abbassatore del cambiacolori non ha particolari diversità dagli altri. I fili si sono incastrati costantemente e continuamente. Per cui io, contro tutte le regole logiche, ho tolto tutte le spazzole. Perché se funziona sull'abbassatore della prima frontura, sicuramente funziona anche sugli altri abbassatori. E infatti da quel momento ho smesso di avere problemi con i fili che si impigliano sotto. Il lavoro viene benissimo lo stesso, per cui prendiamo questa scheda, la inseriamo. Ci dice subito il tipo di filato, 3 o 4 capi. Ci dice il primo filato è verde, quindi è quello di base, il secondo è giallo, il terzo è rosso, il quarto è bianco. Quindi ci dà la sequenza di come vanno infilati, chiaramente sostituiti, perché io il mio filato diventa celeste, il verde, il 2 è un verde mela, il 3 giallo, il mio invece è un verde scuro. Scusate. Quindi io ho cambiato i colori come li cambieremo tutti, però effettivamente poi ognuno, diciamo, sostituirà il colore, ma dovrà seguire sempre la sequenza delle stelline. Per cui noi cambieremo colore ogni due passaggi. Su questo è molto semplice, è molto normale questa scheda, diciamo che è la normale conseguenza dopo aver fatto un po' di esperienza. La inserisco, blocco la scheda al numero 1. Il filato lo prendiamo sempre da sinistra, quindi facciamo finta che è un inizio. Premo il numero 1, porto fuori, riporto indietro, si è inserito.
questo punto porto a destra, metto la manopola su KC, non premo niente, loro no, devo semplicemente riportare perché qui gioca tutto da sinistra e qui lo abbiamo a sinistra da cambiare. A questo punto mi fermo, premo i due tasti TAC, vado a liberare la scheda, quindi la metto in posizione lavoro triangolo normale e porto avanti. Notiamo che si è creato il punto. Ora sono pronta, posso lavorare cambiando il filato ogni due giri seguendo le stelline. Se siamo fuori dalla stellina, se vediamo un punto, non c'è stellina nel rigo che lavora, forse lo vediamo meglio così, cioè se siamo così e vediamo questo invece della stellina, vuol dire che abbiamo iniziato male, quindi va posto bene il numero 1. Dopodiché io vado verso sinistra, libero il numero 2, controlliamo sempre che si sia cambiato il filato, basta niente, un punto troppo indietro. Questo punto, poi metto il numero 3. Poi il numero 4. Poi vado ancora a sinistra. E non ci possiamo sbagliare perché ce li abbiamo tutti in sequenza. 1, 2, 3, 4. Quando abbiamo finito, chiaramente ritorniamo al numero 1. Vado di sinistra. 1, 2. Vediamo di vedere bene. Se non aggancia, per questo sono andata poco oltre, con il dito aiutare a rientrare nel beccafilo. Poi prendiamo il numero 1, l'attenzione va sempre nell'uscire bene fuori, cioè va il punto, chiaramente questa volta noi vedremo il rovescio, non il davanti del lavoro, cioè praticamente sì, è dall'altro lato, in questo caso abbiamo invece verso di noi il rovescio e proseguiamo così per la lunghezza necessaria. Questo è il rovescio del nostro lavoro e questo è il dritto. Chiaramente il punto TAC evidenzia il rombo e diventa molto particolare, quindi quando utilizziamo maglie a pieghe, secondo la mia esperienza, o almeno io ho iniziato così, è cambiando i colori ogni due giri e otteniamo chiaramente, volendo, sia un dritto che un dritto, nel senso che anche da questo lato, a secondo la scheda che utilizziamo, possiamo avere dei disegni molto particolari, diventano dei rigati molto semplici anche per dei bordi, veramente, se non vogliamo utilizzarlo su un intero modello. Questa è la mia prova di scheda sbagliata che vedremo in un'altra occasione, non ho numerato bene, quindi il disegno non è venuto. È importante, quando prendiamo dal libro dei punti le schede, trascriverle molto bene, però per il resto non richiede particolari difficoltà, non ci sono risponde aumenti e diminuzioni come in qualsiasi maglia a pieghe, quindi ricordando sempre che come nei punti norvegesi il lato è verso noi, il disegno è dall'altro lato, qui anche la situazione secondo quale lato vogliamo scegliere. Ho preso una scheda consigliata dal manuale e ho lavorato due soli colori e in questo caso ci si accorge subito che noi veramente si crea il disegno diverso, molto molto particolare. Non tutte le schede sono adatte, il libro dei punti riporta vari disegni, quindi scegliere con attenzione
questo è il rovescio, però è anche molto bello immaginarsi, non so, un cardigan un po' particolare con gli interni così. Ma questo è il lato verso la macchina, mentre questo è quello che vediamo noi, perché la maglia a pieghe anche in questo caso mantiene dritto rovescio normale. Qui è la stessa scheda, ho provato a passarla cambiando filato costantemente, chiaramente viene un'altra cosa, non viene più il disegno come questo. Se cambiamo colore costantemente non viene. Per avere i disegni così si utilizzano soltanto due colori alternando i passaggi ogni due giri da qualunque scheda, poi può uscire fuori un disegno, chiaramente tasti, tac, maglia a pieghe, può uscire fuori un disegno piacevole come non, ma tutto sommato diciamo che questa è la prima opportunità di questo accessorio che ci fa guadagnare tempo, e veramente nel cambia colori così è imbattibile, altrimenti dovremmo cambiarlo ogni due giri, becca filo A, becca filo B del lavoro normale, come abbiamo visto in tanti video.